Le storie dei successi di Roberto in Italia ispirarono una Normandia distrutta dalla guerra civile. Il duca normanno Guglielmo non si era ancora guadagnato il titolo di Il Conquistatore ed era ancora un giovane bastardo che si aggrappava al potere. Molti cavalieri normanni partirono per l'Italia spinti dalla guerra civile e attirati dalle ricchezze meridionali. Anche il fratello minore di Roberto, il vostro bisnonno, Ruggero d'Altavilla, era tra loro. Ma lui era molto diverso. Se Roberto era spietato e astuto, Ruggero invece era paziente e cavalleresco. Era motivato dall'amore. Giuditta d'Evreux, cugina del duca Guglielmo, aveva rubato il cuore di Ruggero e i due volevano sposarsi. Il padre di Giuditta, tuttavia, non avrebbe mai accettato l'idea che sua figlia sposasse un semplice cavaliere senza terra. Ruggero non aveva altra scelta che andare in Italia per dimostrarsi degno della donna che amava. Ma Roberto il Guiscardo, come suo fratello prima di lui, si aspettava l'arrivo di Ruggero in Italia, come lui aveva fatto anni prima. Non offrì a Ruggero né terre né cavalieri. Fortunatamente per Ruggero c'era ancora un premio che attendeva un uomo del suo talento. Un'isola governata dai musulmani per due secoli, ma ora divisa tra emiri rivali, la Sicilia. Un criminale infedele si nasconde nelle tue terre, Normanno. Portamelo e ti pagherò bene per il tuo servizio. Non ascoltatelo, Said Ruggero! Valgo molto di più per voi da vivo che da morto. Ospitate criminali e io mi vendicherò! Shukran, Said Ruggero, Shukran! I miei seguaci sono i vostri ordini. Radunate i miei sostenitori e marciate su una delle città. La gente è debole e se vi vedrà uccidere un emiro si sottometterà a noi, cioè a voi. Siete davvero fortunato ad avere un amico come me, Said Ruggero. Sono di casa in Sicilia e conosco le posizioni delle città nemiche. Dovrete comunque cercare gli emiri stessi, però. Venite, miei fedeli seguaci! Sono tornato con degli amici normanni. Non siate sospettosi delle loro spade o dei loro modi.
Sono buoni amici della Sicilia. Questo si arrende, mio signore. Ora dovreste concentrarvi sull'uccisione degli emiri e dei principi nemici, preservandone città ed eserciti. Ordini. Taglialegna. Braccianti. Sì. Pronta, sogno. Braccianti. Salutiamo. Minatori. Salutiamo. Taglialegna. Ordini. Va bene. Taglialegna. Salutamo, braccianti. Pronto, sono braccianti. Immediatamente. Va bene. Ordini. Salutiamo. Immediatamente. Sì. Braccianti. Salutiamo. Ordini. Sì. Immediatamente. Sì. Sì. Immediatamente. Sì. Contadino. Thank you.
forza. Comandi, ci stai uccidendo. Subito. Sì. Ci stai uccidendo, vero? Subito. Ci stai uccidendo. Sì. Salutiamo. Oh, no, me lo faccio. Sì, vero. Subito. Subito, vero. Sì. Pronta, bene. Giusto, bene. Muratori. 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 Muratori, muratori. Oh, immediatamente. Giusto. Sì, immediatamente. Sì, giusto. Va bene. Taglialegna. Sì. Subito. Assistenza, vero? Sì. Subito. Oh, no, ma non vuoi. Ci stai uccidendo. Sì. Comandi. Sì. Salutiamo. Pronto, sogno. Braccianti. Nell'isola convivono tre fedi, cattolica, ortodossa e musulmana. Quelle occidentali sono state soggiogate dai berberi. Se mostrerò tolleranza verso le loro fedi, il popolo si ribellerà contro i due principi. Il capo è in pericolo. Protegga. Oh, ma non vai!
Pronto, sono. Muratore. Stessi. Salutiamo, giusto. Muratori. Su quest'isola convivono tre fedi, cattolica, ortodossa e musulmana. Quelle occidentali sono state soggiogate dai berberi. Se mostrerò tolleranza verso le loro fedi, il popolo si ribellerà contro i due principi. Fratello! I miei cavalieri non ottengono nulla sconfiggendo le ribellioni lombarde in Italia. C'è poco da saccheggiare. Vogliono conquistare qualcosa, quindi sfruttali bene. Ordini, giusto. Bracciati. Se, muratore. Ordini, se. Bracciati. Devo andare. Il figlio di Umfredo sta causando problemi in Puglia. Avrei dovuto ucciderlo dopo la morte di suo padre. Continua a conquistare la Sicilia per me e ti nominerò conte dell'isola. Pronto, sogno. Vado immediatamente. Conte? Bracciante. Sai, Ruggero, inshallah sarete il re di quest'isola senza il vostro ingrato fratello. Mio fratello è astuto. Il mio giorno arriverà. Ma solo se sono paziente. Prima prendiamo quest'isola, poi decideremo chi la potrà governare. Sì. O fazzo. Sì, signore. O fazzo. Sì. Pronta. Immediatamente. Taglialegna. Salutiamo. Ordini. Muratore. Sì. Muratore. Salutiamo. Muratore. Pronto, sogno. Muratore. Salutiamo. Sì, giusto. Ordine. Va bene. Ordine. Muratore. Pronto, sogno. Pronta, sogno. Taglialegna.
Ho un piccolo favore da chiedervi, Said Ruggero. Fatemi salire nuovamente al trono di Siracusa e sarò il più fedele tra tutti i vostri alleati. Salutiamo. Taglialegna. Immediatamente. Va bene, taglialegna.
capo è in pericolo. Proteggilo. Sollevatevi, siciliani di Palermo. Respingete i berberi. Sono venuto a risanare la Sicilia. Sì, signori. A vostro servizio. Comando fatto. Sì, attaccare! Combattere! Attaccare! Sollevatevi, siciliani di Palermo. Respingete i berberi. Sono venuto a risanare la Sicilia. Il capo è in pericolo. Proteggilo. Comandi, subito!
Sì. Giusto. Muratori. Pronte. Immediatamente. Minatori. Muratori. Pronto, sono. Minatori. Ambizioso. Non lasciare che i tuoi desideri ti confondano. Da bravo fratello maggiore, ti sto solo aiutando. Ordini immediatamente. Salutiamo. Pronta. Tornerò in Italia, fratello. Presto ti chiamerò per vegliare sulle mie terre mentre marcio su Costantinopoli assieme a Boemondo. Conquista rapidamente la Sicilia.
Sì, a vostro servizio. Sì, signore. Comanni, sollevatevi, siciliani di Palermo. Respingete i verdi. Sì, sono venuto per risanare la Sicilia. Sì, Matteo. Sì. Servizio. Ho capito. Sì, ho fatto.
Signori, attaccare! Sì, ho capito, ho fatto. Combattere! Attacchiamo! Ho capito, ho fatto. Grande Saidrogero, vi dimostro la mia devozione arruolando questi contadini nel vostro esercito. Andate, contadini! Combattete per i Normanni o vi frusterò! Servizio. Lo faccio. Sì! Attaccare! Sì, signore! Ho capito! Sì, ci stai uendo! Subito! Sì! Vero! Subito! Servizio vostro.
Non ho manovasci, vero? A vostro servizio, sì, signori. O fax. Comando a te. A vostro servizio. Sì, signore. Cristiani e musulmani ha sofferto fin troppo sotto il dominio degli emiri feudali. Se Dio vorrà, costruirò un nuovo ordine qui e normanni, greci e arabi vivranno insieme in pace. La Sicilia era una terra adatta a un uomo come Ruggero. Audace e ambizioso, ma anche paziente, cavalleresco, tollerante e soprattutto motivato dall'amore. Sposò la sua amata Giuditta e si stabilì in una corte siciliana. Ruggero I, o il Gran Conte Ruggero, come veniva chiamato il vostro bisnonno, era più di un semplice conquistatore. Adottando gli usi e i costumi dell'isola, diede vita a un nuovo eclettismo che conferì alla Sicilia forza e personalità unici. «Non conosco queste parole», disse il giovane re triste. «Perdonatemi, mio re. Il significato di tutto ciò è che le calde brezze mediterranee, i colonnati di marmo freschi, le fontane gorgoglianti e gli alberi di limone fanno parte della vostra anima. Siete plasmato da questa terra nella quale le campane cattoliche e le liturgie ortodosse si mescolano con la chiamata islamica alla preghiera. È un patrimonio diverso dagli altri. Tutto grazie al vostro bisnonno». Il ragazzo annuì. Non pensavo che potesse già capire quanto fosse unico il suo regno.